Al campus di Fisciano la cerimonia di apertura del Giro Rosa della Campania in Aula Magno, presente 23 squadre partecipanti alla quarta edizione della gara ciclistica regionale. Il saluto del rettore Aurelio Tomasetti. La quarta edizione del Giro della Campania in Rosa parte dall'università, si presenta all'università l'ennesima apertura del campus di Fisciano verso il fantastico mondo dello sport, in questo caso del ciclismo. Sì, in particolare il ciclismo imperna un po' il nostro modo di essere, impegno, sacrificio, passione e devo dire anche gratuità nell'assistere a questo spettacolo che è il passaggio del Giro, che è proprio del ciclismo e non degli altri sport. E noi l'anno scorso cominciamo con questo rapporto con il ciclismo regionale, con i vertici nazionali del Giro d'Italia femminile e quest'anno ci siamo ripetuti, facciamo un po' tutte le operazioni tecniche, trascorriamo una giornata nel campus, ci promozioniamo a 150 ragazze di 23 squadre che parteciperanno a queste iniziative e stiamo programmando per l'anno prossimo, perché la prima tappa l'anno prossimo del Giro d'Italia femminile sarà all'interno del nostro campus, questa è l'intesa con gli organizzatori, noi abbiamo dato disponibilità perché vogliamo esaltare i valori dello sport in un anno, quello del 2019, che sarà l'anno in cui la nostra università, se si terranno le universiadi, perché il se non dipende da noi, si farà come sempre trovare pronta, perché siamo l'unica amministrazione pubblica che ha già bandito e aggiudicato i lavori per la ristrutturazione degli impianti e per la creazione ex novo di una palestra che avverrà nel campus di Baronissi, dove nascerà la cittadella sportiva. Siamo pronti, saremmo l'unico caso, utilizzo sempre il condizionale perché la scelta non dipende da noi, saremmo l'unico caso in cui il campus, l'università si terranno all'interno dell'università, perché la scherma non si terrà in un impianto diverso ma si terrà a Baronissi. E il villaggio, diciamo, degli sportivi, a differenza di Napoli dove è alloggiata nelle navi, qui invece il villaggio degli ospiti, degli sportivi, sarà nel campus di Fisciano dove noi allestiremo anche il presidio ospedaliero. Quindi un investimento importante perché noi amiamo immergerci come nello sport, questa è la nostra forza e questo è anche il motivo che ci ha condotto a lanciare il corso di laurea in scienze motorie, proprio perché sapevamo che poteva essere un'ulteriore attrattiva.